Franco vive a Ponteranica, un paesino della Val Brembana, è in pensione, è un ex tipografo ed è in quarantena in casa con la moglie Elvina, sposata 47 anni fa, e la figlia Laura. «Buon pomeriggio, mi scusi», diceva la telefonata, «lei non mi conosce, ma ho preso il suo numero dall'elenco». Franco stava appunto per riattaccare, ma poi si è accorto che la voce dall'altra parte era quella di una persona avanti con gli anni, una voce tremolante e gentile. «Va bene, mi dica, signora». E la signora inizia a parlare. «Sono Elsa, di Bergamo, vivo sola, sono chiusa in casa da 27 giorni, non ho nessuno con cui parlare. La spesa me la portano una volta a settimana alcuni volontari, me la lasciano fuori dalla porta con un buongiorno e poi se ne vanno». Franco ascolta e la signora adesso sta piangendo. «Avevo bisogno di parlare con qualcuno», dice. «Perciò mi sono detta, provo a fare qualche numero a caso. Gli altri mi hanno mandato a quel paese oppure hanno attaccato il telefono. Mi può dire con chi sto parlando e chi è che mi sta ascoltando, per gentilezza?» E quel sacco iniziale di ogni sua parola, ogni suo racconto, pezzettino di racconto, era un qualcosa di veramente, diciamo, tenero, ecco, anche con la sua voce. Franco conosce le asprezze della vita e la drammaticità di questo momento. Ha perso amici per il coronavirus ed è provato anche lui. Così risponde con dolcezza. «Certamente», le dice. «Anche io, Elsa, sono chiuso in casa. Siamo in quattro, io, mia moglie, mia figlia e la nostra cagnolina Mela». A quel punto Elsa, dopo aver chiesto a Franco qualche curiosità sulla sua famiglia, inizia a raccontare la sua vita. Mi diceva, sa, io ho lavorato in pescheria, quanto tempo è passato ormai. Avevo una sorella, sa, avevo una sorella che è morta parecchio tempo fa. E un nipote che però non so più dov'è, probabilmente vive all'estero. Elsa racconta, ha più di 80 anni, fino a qualche mese fa andava a ballare, a giocare a carte con le sue amiche, che però ora non ci sono più. Con il virus è arrivata la solitudine. Elsa e Franco stanno al telefono per un po', si raccontano la vita, sorrisi, incoraggiamenti, poi si salutano e Elsa, nel congedarsi, dice una frase che Franco non scorderà mai. «C'è troppa morte in giro e lei oggi mi ha dato un po' di vita». Franco oggi vorrebbe ritelefonare a Elsa, ma il numero non ce l'ha. Così prova a fare un appello. «Signora Elsa, sono Franco, la persona che lei ha contattato qualche giorno fa perché si sentiva sola. Si ricorda? Abbiamo parlato del più del meno e l'ho ascoltata nella sua storia, nella sua tristezza di essere sola, di aver perso anche le ultime tre amiche. Ecco, però, quando ci siamo salutati non mi è restato il suo numero di telefono. Ho bisogno che lei mi ritelefoni. C'è molta gente che vorrebbe telefonarle per alleviarle questa solitudine. La prego, mi ritelefoni. Arrivederci, signora Elsa». Il signor Franco e la signora Elsa si sono risentiti poi. La signora Elsa ha ricomposto quel numero che abbiamo dato in diretta. Sentiamo direttamente Franco che cosa ci dice. «Buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio a tutti voi telespettatori. Io sono Franco, vi ricordate quella persona in cui la signora Elsa aveva contattato per telefono e purtroppo però non ha avuto più sue notizie. Spero stia bene, quantomeno. Però nel frattempo mi hanno fermato vari conoscenti, amici, chiedendomi un po' di questo racconto, di quello che era successo. Altri mi hanno detto che anche loro hanno fatto un po' per le altre persone che ne avevano bisogno. Insomma, ci si è scambiati un po' di notizie. E il fatto stesso di aver sentito questa cosa anche alla televisione, una volta qualcuno si è messo a telefonare anche ai parenti che magari avevano anche litigato, per dire, era un po' che non si sentivano, ecco, forse è servito anche quello a qualcosa e ne sono felice di questo. Vi ringrazio per la vostra trasmissione e vi auguro di continuare sempre su questa linea. Buona serata a tutti, arrivederci». La signora Elsa non si è fatta viva al momento, speriamo che lo faccia magari dopo questa trasmissione,
Però Franco ci ha raccontato una cosa molto bella, cioè che quella storia ha indotto tante persone a riallacciare dei rapporti che erano stati interrotti. Ma per dire adesso, insomma, lasciamo da parte tutte le cose che a volte della vita che ci portano lontano da quello che vorremmo, ricontattiamoci, stiamo insieme, ritroviamo il senso dell'amicizia e del volersi bene. Anche